Ciao ragazzi, come va? Buon anno nuovo e siamo in una location un po' differente. Faccio questo video essenzialmente per fare un po' un resoconto che è stato questo 2018 e per iniziare in maniera un po' differente questo 2019. Volevo iniziare essenzialmente col dire che io veramente voglio bene a tutti i miei iscritti, follower o come li volete chiamare, e che sempre sotto tutti i video io vado a leggere tutti i commenti che scrivete. Non voglio fare un discorso troppo lungo, quindi ammetto che magari alcuni contenuti che ho portato quest'anno possono essere stati un po' sbagliati per il tipo di canale che stavo creando, ma alcune volte anche un po' fraintesi e, diciamo, è stata calcata forse un po' troppo la mano, facendo passare qualcosa che in realtà non era per un peccato mortale. Comunque di questo parleremo tra un attimo e volevo comunque informare chi di voi magari non lo sa, non mi segue su Instagram, perché su Instagram pubblico tantissime stories o fotografie, che è un po' di tempo che faccio avanti e indietro tra l'Italia, Napoli e i Caraibi. Adesso sono tornato il 2 di gennaio, sono qui per farmi un po' questo gennaio con la mia famiglia, questo ultimo periodo natalizio con la mia famiglia, e poi tornerò di nuovo lì tra un mesetto e in quel caso il canale cambierà abbastanza i contenuti. Infatti preparatevi da febbraio che ci saranno contenuti alquanto differenti, perché sarò appunto su quest'isola e ci saranno tante cose differenti, tanti video che magari non vi aspettavate affatto. Comunque volevo iniziare questo 2019 aprendomi un po' di più con voi, magari parlando direttamente con voi, dandovi qualche spiegazione che magari ancora ogni tanto leggo dei commenti sotto ad alcuni video in cui persone mi domandano determinate cose che magari non dovrebbero neanche interessare a loro. Sembra che avevo la patta aperta, in realtà è tipo la giacca che si apre, comunque esce da fuori. Parliamo dunque un po' dei video scandalo per i quali sono stato messo alla berlina per parecchio tempo, per parecchie settimane. Ragazzi, come vi ho già detto, erano fatti per intrattenimento. Ci sono tantissimi canali e video su YouTube, non credo che vi devo fare la lista. Ci sono personaggi che fanno vlog che sono preparati, ci sono personaggi che fanno challenge che sono preparate, ci sono personaggi che fanno delle sorte di esperimento o esperienze paranormali che sono finte. Tutto è finto su YouTube, quindi non credo che ve la dobbiate prendere sempre per questo fatto, come continuano ad arrivare un sacco di commenti negativi e sempre sotto ogni video a reiterare sempre la solita cosa. Credo che il pubblico si stia un po' troppo americanizzando, non voglio dire instupidendo, però non so, forse guardando anche molti programmi americani che stanno arrivando adesso da qualche anno su canali come Real Time, D-Max, in cui si vedono ad esempio questi qua che fanno le aste o questi qua che comprano e vendono auto, questi qua dei banchi dei pegni, quelli pure sono tutte delle cose finte, sono tutte cose preparate. In realtà non succederà una volta un milione quello che succede a loro in ogni episodio, di guadagnare migliaia di dollari e cose varie. Quello che voglio inculcarvi, non voglio dire educare il pubblico su YouTube, però voglio farvi capire: guardate con leggerezza i video che osservate. Se state guardando qualcosa che vi intrattiene, che non è un documentario, che non parla di argomenti seri, ma che più che altro è una scenetta o è qualcosa di teatrale, lasciate correre. Non vi applicate se una cosa è falsa, se una cosa è vera, tanto a voi non cambierebbe niente uguale. Se uno è famosissimo, cioè 3 milioni di iscritti, va anche in televisione e fa ancora dei prank per strada, dove l'80% dei ragazzi, che sono sia il loro pubblico, sia il loro bersaglio, sicuramente li riconoscerà, è normale che prima o poi qualcuno sarà un po' preparato, cercherà di stare allo scherzo. Quindi vi dico, se la cosa non vi tange, guardatela con distacco, guardatela appunto come: ah, mi sto rilassando per questi 10 minuti, per questi 15 minuti mi guardo una scemenza su internet. Logicamente poi potete scegliere qualsiasi tipo di cosa vi interessa di più. Volete approfittare di questo tempo per imparare qualcosa di matematica, qualcosa di fisica, qualcosa di storia, quindi vi scegliete i video più indicati, che più vi piacciono. Però se cliccate su video clickbait con titoli esagerati, sapete cosa vi aspetta. Queste sono cose che comunque ho già detto, e una gran parte del pubblico appunto crede che quello che vede sia reale, soprattutto pure la persona che vede pensa che sia reale in quel momento, e magari ti lancia
lancia insulti di tutti i tipi, come vi ho già fatto vedere, non solo a me, a tutti, non sto parlando in generale su di me, ma sto parlando un po' tutti i canali di YouTube. Se vedete ci sono insulti, bestemmie, commenti razzisti, augurio di morte, di cancro, contro la famiglia, la fidanzata, la moglie, i figli, qualsiasi cosa, tutti quanti ci sono insulti di questo tipo. Perché il pubblico medio che commenta portando questi insulti magari crede che in quei 10-15 minuti di video in cui il personaggio appunto vi intrattiene tutto contento, felice, facendo una challenge, scherzando con gli amici o giocando a un videogioco, pensa che la vita di quella persona sia incredibile, non abbia problemi, invece pensa alla sua, dove magari, che ne so, desidera un cellulare migliore, desidera un computer migliore, desidera qualsiasi cosa, non so di che tipo. Allo stesso modo anche l'intrattenitore, che in quel momento non vi può fare un video dove vi parla dei suoi problemi di salute, dei suoi problemi relazionali, dei suoi problemi amorosi, dei suoi problemi di famiglia, dei suoi problemi economici, perché altrimenti sarebbe tutto un piagnisteo e tutta una palla esagerata. Immaginate un po' se tutti quanti vi parlassero dei loro problemi per farvi stare meglio, perché so, magari se qualcuno ti dice che ha un problema, se tu hai dei problemi, magari ti senti meglio perché dici, ah guarda, non ce l'ho solo io quel problema. Però pensate dopo un po' che palla di intrattenimento sarebbe. Per questo più volte essenzialmente mi sono fissato appunto su questo fatto in cui quello che guardate su YouTube è solo intrattenimento, è puro intrattenimento, sono pure stupidaggini come le potete guardare appunto in televisione. Dipende sì sempre da video a video, però non bisogna mai prendere le cose troppo sul serio. Perché essenzialmente questo problema della falsità vi sta dando un po' alla testa, davvero, Ad esempio, l'ultimo video, mi pare, prima di questo, in cui ero ancora ai Caraibi, all'interno di una piscina del condominio dove ho vissuto, mi sembra, proprio l'ultima settimana prima che me ne andassi, che non è neanche niente di eccezionale. Però stavo facendo il bagno in questa piscina, bella, era abbastanza bello come condominio, abbastanza con un'architettura particolare. Molti hanno detto bel green screen, cioè non credevano neanche che fossi in una piscina, non ho capito cosa... E guardate, ce ne sono tipo centinaia di commenti in cui mi dicono bel green screen, falsità, la falsità è questa. Quindi, raga, pure se guardate qualcosa di originale, qualcosa di vero, per voi è diventato falso, si tratta di un green screen. Magari riuscissi a fare un green screen di questo tipo, così realistico e così fatto bene, così perfetto. E cioè lavorerei negli effetti speciali proprio per case di produzione cinematografiche. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi, no? Ad esempio, molti mi dicono, ti preferivo quando facevi video top 10, video con informazioni. Ragazzi, video con informazioni, video top 10 ce ne sono tantissimi sul canale che non avete visto, perché da quello che si è capito, no, YouTube non sta più consigliando determinati canali, ma ne consiglia altri, un po' un giro, e molti anche si sono lamentati. Invece i video più trash che ho fatto hanno tantissime visualizzazioni. Guardate ad esempio, se andate a scorrere i miei video vecchi, vedrete che ci sono tanti video informativi che parlano di cose particolari, di top 10 interessanti, come ad esempio anche c'è il video specifico sui delfini, il video specifico su un'isola che è molto molto strana, che si trova all'arco delle coste del Canada, e questi hanno pochissime visualizzazioni perché YouTube non li consiglia, ma consiglia di più le sciocchezze che girano di più, diventano più virali. Per questo vi dico, se vi interessano determinate cose cercatevele e scorrete anche tra i video vecchi del mio canale, perché ci sono parecchi video interessanti, argomenti interessanti che sono stati visti davvero pochissimo. Quindi in conclusione vi dico, anche perché non voglio fare che questo video sia troppo lungo e quindi vi vada a riempire, a gonfiare due testicoli di questa dimensione, quindi quando guardate qualcuno in un video che vi sembra felice, che vi mostra che ha comprato qualcosa di costoso, che pare che c'ha i soldi, perché se essenzialmente sono questa la cosa che più, a quanto ho capito, dà abbastanza invidia nei commenti. Lasciate correre, perché in quel momento la persona appunto vi sta intrattenendo, vi deve far vedere che è felice, non vi può far vedere oh che palle la mia ragazza mi ha lasciato, oh che palle mia nonna c'ha un tumore sta morendo, oh che palle il mio cane è stato messo sotto dalla macchina. Per questo io mi auguro che questo 2019 possa andare in maniera un po' differente e che chi guarda questo video possa capire, non fraintendere ulteriormente il messaggio che sto cercando di trasmettere, e comunque applicarlo un po' in
tutti i commenti che va a scrivere, sotto tutti i canali che va a guardare e sotto tutti i personaggi che cercano di intrattenerlo in qualsiasi modo, perché comunque se sei un hater e ti guardi un video per commentare negativamente, comunque ti guardi quel video. Cerca invece di stare tranquillo e guardare qualsiasi cosa come se non ti appartenesse. Io comunque, come sempre, vi voglio un mondo di bene, perché grazie a voi che riesco comunque, anche se mi guardano 5.000, 6.000, 3.000 persone, comunque sono 3.000 persone che si sono sforzate di guardare questo video e non posso fare altro che ringraziarvi veramente e sinceramente. Io vi saluto e in questi giorni sì, usciranno video abbastanza interessanti, quindi guardateveli, e poi da febbraio alcune cose molto diverse che non sono tipiche del mio canale, ma diciamo di altri canali, però fatti sempre a modo mio, con un certo intrattenimento un po' più particolare e con ospiti, personaggi che non sono neanche italiani. Quindi vi auguro ancora un buon 2019 e... Boh, ciao!